Benvenuti, oggi io ed Eros vi spiegheremo come far smettere di tirare il vostro cane al guinzaglio. Questo di oggi è il caso di un bellissimo Weimaraner, temperamento ottimo, molto docile ed equilibrato. Il problema con lui è che è uno dei peggiori tiratori al guinzaglio che abbiamo mai visto. Il suo proprietario ha costantemente mal di schiena ed ha paura di cadere. Quindi il cane viene portato poco in passeggiata e di conseguenza non può godere di quelle esperienze che farebbero della sua vita una vita migliore. Per avere aspettative alte sul vostro risultato, dovete usare lo strumento giusto per il giusto lavoro. Lui per 3 anni ha imparato a tirare perché, sentendo la pressione del collare, è sempre andato in avanti al posto che guardare il proprietario per indicazioni e direzioni. Abbiamo bisogno di una tavola bianca su cui scrivere il comportamento desiderato. Dobbiamo quindi cambiare l'equipment. Per farlo utilizzeremo il mio fidato amico guinzaglio retriever. Perché uso questo strumento? Perché può essere posizionato appena dietro alle orecchie ed infatti è qui che lo metteremo. Stretto appena sotto le orecchie. Bene, tutto ciò che questo guinzaglio mi permette di fare è comunicare in modo chiaro ed efficace col cane, così come una mamma farebbe con i suoi cuccioli. In questo modo ho l'abilità di dire ciò che non voglio che venga fatto. Questo strumento è in grado di fare questa cosa qui. Quindi, quando glielo mettiamo, il guinzaglio deve essere sempre morbido. Quando gli vuoi comunicare qualcosa, on e off, così. Vuoi provare un attimo su di me? Vai! Così stai tirando, perché guarda, se tu reggi il guinzaglio da qui, come stavi facendo tu, devi tirare, no? Per ottenere una correzione. Se tu lo reggi da qui, sei in grado di fare questa cosa qui. Così, guarda. Così, istantaneamente non torni indietro. Rifaccio. Il guinzaglio... Vai. Perfetto, perfetto. Quindi il primo modo per cominciare è quello che noi chiamiamo fase di formazione. In questa fase formo una relazione con Mistral basata sulla mia guida, sulla mia leadership calma e coerente. Tutto quello che farò è chiamarlo, premiarlo quando lui risponde positivamente al mio richiamo. Ma guarda! Bravo Mistral! Che brava! Mistral! Potrei premiarlo con dei premietti, ma non lo faccio perché non voglio che lui stia con me solo perché gli do del cibo. In questa fase voglio semplicemente formare una relazione basata sulla fiducia l'uno nei confronti dell'altro. Attraverso dei semplici cambi di direzione, rinforza il suo comportamento di voler stare con me, di affidarsi a me. Quando invece per comportamento appreso sceglierà di non seguirmi, sentirà una leggera pressione data dal guinzaglio. Voglio fargli comprendere che è fidandosi di me che vengono le cose migliori. Non dovrà più preoccuparsi di ogni cosa che succede intorno a lui, perché ha al suo fianco una guida che lo protegge. Spesso, infatti, l'iperattività ha radici nella paura, perché il cane è chiamato a vivere in un mondo e in un modo che non è il suo. Quindi, invece che reagire con la paura alla vista di un cane, si girerà verso di me e guarderà la mia reazione e, semplicemente leggendo la calma nel mio linguaggio del corpo, anche lui sarà tranquillo e rilassato perché ci fidiamo l'uno dell'altro. È meglio dare attenzione a me, perché in questo modo ho instillato un po' di leadership, no? Gli ho detto, non ti devi preoccupare del mondo, vedi che tutta l'ansia si dissipa, no? Perché mentre lui è al guinzaglio qui, era tipo, oddio, devo sentire questo odore, devo andare di qua, andiamo. Adesso lui è tipo, ok, dimmi cosa devo fare, facciamolo, esploriamo il mondo insieme. Perché ricordati che la passeggiata è la tua passeggiata e tu hai portato il cane insieme a te perché lo ami e perché gli vuoi bene. E proprio perché lo ami e gli vuoi bene, lo devi guidare perché devi tenere in sicurezza lui, gli altri e te stesso. È importante. Perché se per caso... Esatto. In un suo tiro dovessi cadere, infatti io vengo fuori un disastro. Adesso hai questo strumento che ti permette di gestire la situazione e ogni correzione, ogni modo di comunicare con lui, ricordati di farlo sempre in modo calmo, no? Per esempio, adesso avevi visto il cane di là, tu sai che quando lui vede i cani va in quello stato di agitazione, no? E quindi anche tu, umanamente, anche io lo faccio, è normale, ti agiti, no? Perché sai dove può andare a finire la situazione. Ma adesso hai questo strumento che ti permette di comunicare con lui, no? Quindi tu vedi il cane e gli dici, Mistral, andiamo! Con calma, sempre in modo calmo, guardi avanti e lui vede che ti segue. Perché lui ha bisogno, no, di questo tipo di guida. Come quando eri bambino, no? Magari ti sei trovato in una situazione spaventosa,
Cioè, e cos'è che volevi? Una mamma che ti diceva, oddio, 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 andiamo, 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 cosa dobbiamo fare? Oppure una mamma che ti diceva, dai, andiamo di qua, in modo calmo, no? Anche voi potete farcela, non è una scienza difficile, ci vuole solo un po' di finezza nel premiare al momento giusto e dare un po' di pressione quando necessario. Adesso e solo adesso che ho creato una relazione, posso chiedere a lui di fare qualcosa per me, perché la fiducia che ci lega ci ha permesso di aprire i canali di comunicazione fra di noi. Lui ha voglia di ascoltarmi perché crede nella mia guida e nelle indicazioni che gli do. La seconda fase consiste nel costruire il comportamento della camminata al guinzaglio. A questo punto comincerò a far camminare il cane sulla sinistra e premierò ogni volta che il guinzaglio è morbido, ma solo ogni tanto. Non vogliamo rovinare il tutto facendo diventare l'esercizio un qualcosa di meccanico. Ogni tanto prendi il premio, ogni tanto no. Questo aumenta la sua voglia di lavorare con me. I nostri cani, specialmente cani energetici, hanno voglia di lavorare con noi, hanno voglia di fare delle attività insieme a noi. Adesso immagina che ci sia un cerchio verde qui davanti a te e ogni volta che il cane esce dal cerchio fai quel tipo di correzione. Quando invece è dentro al cerchio gli dici bravo Mistral, bravo, e lo carezzi. Tutto quello che devi fare adesso è guardare in avanti, rilassato, camminare per la tua strada. Questa è la tua passeggiata. Vai! Adesso già verso di qua. Perfetto. Perfetto. Vedi com'è tranquillo? È molto più rilassato, cioè il suo dominio è proprio completamente cambiato. Oh, perfetto. Come ti senti? Rinato. Cos'è? È sempre lo stesso cane. Sì, è cambiato il cane. Vedi com'è più tranquillo? Stanno usando lo stesso, sta facendo lo stesso il cane. Lo lascio annusare? Sì. Certo, certo. È giusto che annusi. Quando il guinzaglio è un po' teso, tu cambi direzione e poi gli dai un piccolo pop. Però ricordati di non trascinare, perché un po' si cade in questa cosa, no? Di voler trascinare, un po' come facevi anche prima, anche per comportamento appreso, diciamo. Ricordati che la tensione poi deve andare subito off. Come una lampadina, acceso, spento, acceso, spento. Quindi adesso ricordati di non guardare troppo quello che fa lui, guarda sempre avanti dritto. Allora tu devi arrivare lì, a quell'albero. Quando la tensione, cioè c'è un po' di tensione nel guinzaglio, gli dai un piccolo pop e cambi direzione in modo veloce. Non ti preoccupare di quello che sta facendo lui, questa è la tua passeggiata. Ok, allora vai, andiamo. Pop. Esatto. Spalle rilassate, braccia rilassate. Perfetto. Ah, finalmente è la tua passeggiata che fai insieme con il cane. È la prima. Quando sono sicura del fatto che abbia compreso ciò che chiedo a lui, cioè il fatto di camminare a fianco a me, comincio a dare un nome a questo comportamento usando una certa parola, per esempio andiamo. È importante farlo solo dopo che il cane ha compreso ciò che chiedo da lui e solo quando si trova nella posizione giusta. Dopo un po' di ripetizioni, aiutandolo con il linguaggio del corpo, possiamo chiedergli di eseguire quel comportamento e lo premeremo usando la varietà. Dipende dal cane, ogni tanto una carezza, ogni tanto un po' di cibo, ogni tanto semplicemente un bravo. Trovate ciò che motiva il vostro cane. Andiamo. Ok, aspetta. O no? Allora, adesso sì. Lui ha capito che deve stare qui a destra. Quando lui è in questo cerchio magico, tu gli dici andiamo. E gli dai la crocchetta, solo quando è nel cerchio. Quando poi capirà il significato della parola andiamo, allora potrei dirgli, magari lui è lì, vicino a quell'albero, e gli dici, Mistral, andiamo. Lui viene qui in questo cerchio e dopo tu lo premi. Adesso tutto quello che devi fare è camminare come stavi facendo prima e dirgli andiamo, e gli dai la crocchetta. Ascolta, adesso lui ha visto un cane. Sì. Volevo accarezzarlo perché no. Sta... No, No, perché adesso lui, proprio per quello che ti stavo dicendo, no? Che lui adesso è in quel mindset
Oddio, oddio, cosa devo fare? Ho visto un cane, cosa devo fare? E ha cercato però tue indicazioni e direzioni, quello è stato giusto. Quello che devi fare tu è, per adesso, camminare, diciamo, allontanandoti dal cane, in modo calmo e tranquillo. Quindi adesso dici, Mistral, andiamo. Mistral, andiamo. Oh, hai visto? Hai visto? Ha smesso di piangere perché sì. Qualcuno gli ha detto per la prima volta quello che doveva fare. Cioè, questo comportamento suo di pianto nasce un po' da una specie di insicurezza che ha, no? Perché non sa cosa deve fare, vorrebbe andare ma non può. E infine abbiamo concluso questa rapida consultazione di 40 minuti, arrivando addirittura a fare una passeggiata di gruppo. E successivamente i nostri cani hanno potuto godere della gioia di esprimere se stessi in vera libertà, perché c'è un tempo e un luogo giusto per fare tutto. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale in modo da non perdere i prossimi. Spero di avervi aiutato e che anche voi e i vostri cani possiate godere di una passeggiata in sicurezza e tranquillità. Se avete bisogno di aiuto, mandateci un messaggio sul nostro profilo Instagram o scrivete qui sotto nei commenti. Bravo Eros! Bravo!